Rassegna stampa di oggi 3 marzo 2018, questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Matrimoni forzati, il servizio segreto che salva le ragazze dagli abusi in famiglia. L'inchiesta la trovate sul Fatto Quotidiano Millennium. La fuga da casa, una nuova identità, una residenza protetta. Tutta la storia mai raccontata della rete informale di centri antiviolenza, associazioni, istituzioni e forze dell'ordine che ha già messo al sicuro decine di vittime. L'inchiesta e le storie sul mensile diretto da Peter Gomez in edicola da sabato, da oggi 3 marzo. Wikipedia, l'enciclopedia, non è responsabile dei suoi contenuti e non ha diffamato Cesare Previti. La sentenza della Corte d'Appello, di cui l'ex ministro di Silvio Berlusconi chiedeva di riformare la sentenza del Tribunale di Roma, considerando Wikipedia corresponsabile per affermazioni a suo dire inesatte e diffamanti contenute nella voce italiana dell'enciclopedia online, appunto, a lui dedicata. Latina, carabiniere ferisce moglie, uccide figlie, procura apre un'inchiesta per accertare eventuali omissioni e responsabilità sul caso di Luigi Capasso. Stiamo acquisendo ogni elemento utile, spiega il procuratore aggiunto di Latina, Carlo La Speranza. Ogni cosa che ci possa aiutare a ricostruire l'intera vicenda, da prima ancora dell'esposto presentato dalla donna a settembre. È tenuto fermo per 4 mesi. Banche, così l'eredità dei governi Renzi e Gentiloni rischia di diventare una bomba. Il caso MPS, finita la farsa della commissione parlamentare d'inchiesta, la questione è sostanzialmente sparita dall'agenda della politica italiana. Il fatto che non se ne parli non significa però che i problemi siano magicamente scomparsi, anzi. Elezioni, solo 375 candidati trasparenti, nel 2013 erano 900. Riparte il futuro, dice, corruzione assente dai dibattiti. Rispetto a 5 anni fa, sono poco più di un terzo gli aspiranti parlamentari che hanno messo a disposizione dei cittadini le proprie informazioni personali sul portale dedicato. Il curriculum, lo status giudiziario, l'autodichiarazione su potenziali conflitti di interessi, la situazione patrimoniale e le fonti di finanziamento alla campagna elettorale. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordiamo che la rassegna stampa è redatta da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.